parte del gruppo dei Gatti Ubriachi. Il nostro tema per lavorare questi giorni è la prima sala. Ogni volta che si entra in un museo, la prima sala è la città. Quindi la nostra problematica era di fare entrare la città nel museo. La nostra idea per coinvolgere il pubblico non vedente, ma anche gli altri. Poi questa piantina sarà disponibile sul web e la gente che va per Bologna potrà registrare suoni o anche testimonianze e poter condividerle con tutti. Ecco, quindi è un progetto dentro il museo ma anche fuori e che coinvolge tutti. Ciao, sono Paolo, sono del gruppo dei Cavalli Pazzi e stiamo elaborando e ragionando sul tema dell'esportazione del Museo Tomeo all'esterno e stiamo ragionando in termini di differenti livelli. La vera sfida è cercare di, a livello sensoriale, offrire un'esperienza sia non vedenti e sia un'esperienza arricchita per i vedenti, che parta, abbia come focus il Museo Tolomeo per allargarsi poi all'intera città di Bologna. Noi siamo le Galline Innamorate e stiamo occupando di raccontare il Museo Tolomeo in una forma che sia inclusiva, quindi sia per vedenti, per non vedenti, per bambini, per adulti, per cui lo faremo attraverso i suoni. Realizzeremo un tolocomando che guiderà i visitatori all'interno della Wunderkammer per scoprire quelle che sono le macchine e le meraviglie all'interno della camera. Per adesso abbiamo finito il meta progetto, stiamo iniziando la parte di prototipazione e nel frattempo stiamo realizzando la parte comunicativa correlata. Quindi diciamo siamo dal punto di vista concettuale a ottimo punto, vediamo dal punto di vista realizzativo dove arriveremo stanotte. Mucche Sexy è il nome del gruppo e stiamo lavorando a un sistema di codificazione basato sul Braille per la diversa inclusione ed esclusione delle persone da questo codice, che è un codice molto antico. E visto che è antico, stiamo a proposito di ciò facendo una narrazione, sia una narrazione accessibile per i ciechi, sia facendo un mini gioco che condurrà le persone a scoprire la numerazione attraverso i primi quattro pallini del Braille che possono costituire sia le note, sia la numerazione, sia le prime 10 lettere. Insomma, ci sono molti spunti per lavorare.